primo contatto con l'Uzbekistan, magnifico. Parashò. Questa città ancora abitata, pur essendo patrimonio dell'UNESCO, mi sembra che ci abitino ancora 5.000 persone all'interno, ed è tutta stata mantenuta come un gioiellino. Sino all'VIII secolo era un polo commerciale lungo la Via della Seta. La leggenda vuole che Sem, figlio di Noè, la fondò in seguito a un sogno rivelatore. Divenne capitale del Canato di Kiva nel 1592 e mercato degli schiavi, sino all'entrata in città di Aleksandr Bekovich, principe russo in capo a un esercito di oltre 4.000 uomini. Siamo entrati nella parte storica, da dove noi capiamo un po' dalla cartina che parte centrale di tutta la città, tutto intorno di 26 ettari, tutti i monumenti storici sono attaccati uno all'altro. Sì. Col bacche Astrakhan sono i copricapi tradizionali di Coresmia, queste, di pecora e di montone. La pelliccia deve essere abbastanza spessa, volendo. Li usiamo a carnevale? In inverno. In estate lo metti, ok? Si chiama col bacche messo di... in mezz'ora. Jimmy Hendrix. Sì. In mezz'ora, stai tranquillo. Nella prossima puntata di Road to Samarcanda. Purtroppo dobbiamo lasciare Kiva in tempo per la prossima tappa, Bukhara, altra meravigliosa città storica uzbeka. Prima però salutiamo Kiva a modo nostro, con una bella foto di gruppo organizzata dal grande Leo, il fotoreporter con cui spesso condivido la moto libera di turno. Sono tutti invitati a far parte di questo ricordo digitale. La gente curiosa che condividere una foto con 22 motociclette italiane color nero opaco non è certo roba da tutti i giorni.